Siamo con Maria di Beyond the Horizons qui in Villa Comunale ad Ortanova perché oggi hanno organizzato una splendida giornata per prendersi cura dell'ambiente, in modo particolare di questo spazio comune. Come nasce questa iniziativa? Allora, questa iniziativa nasce in seguito ad un progetto di collaborazione con l'European Solidarity Corps, che è appunto un corpo europeo che attraverso dei piccoli fondi promuove queste attività locali di volontariato per supportare quindi la miglioria degli spazi come questo, gli spazi pubblici. Ecco, state organizzando tante iniziative, insieme anche ad altre associazioni. Diciamo, il vostro obiettivo è quello di rendere Ortanova un paese internazionale attraverso scambi e esperienze culturali. Ecco, parlacene nello specifico. Sì, nello specifico Beyond the Horizon supporta un'altra associazione che opera su base locale, che è Beyond Borders, attraverso, come hai detto tu, questi scambi europei che vengono formalizzati nel patto di Erasmus+, quindi tutto questo comporta appunto invitare dei ragazzi, ospitarli all'interno della nostra organizzazione, coinvolgerli all'interno di progetti che promuovano sia il territorio sia delle attività di rilievo dal punto di vista ambientale, per esempio appunto la pulizia degli spazi comuni, ma anche diversi dibattiti su tematiche del tipo razzismo oppure divergenza, diversità, biodiversità, tutto questo al fine di sensibilizzare quindi i più giovani e promuovere proprio una crescita. Quindi il reale obiettivo in realtà di questo progetto consiste proprio nell'accompagnare gli giovani e quindi mostrare loro che un futuro migliore e diverso è possibile. Ecco, dopo lo stop della pandemia che ha un po' interrotto gli scambi, ha un po' interrotto gli incontri e i viaggi, come si riparte e soprattutto con quale spirito? Sicuramente si riparte con più grinta, soprattutto perché questa pandemia appunto ha molto limitato le attività. Ricordo durante lo scorso lockdown ci sono stati ancora dei progetti, però appunto resi molto più difficili proprio dal fatto di non poter avere un contatto anche con i locali, mentre invece adesso è possibile ad esempio fare gite sul territorio. Lo scorso 2 settimane fa siamo stati a Polignano, abbiamo conosciuto anche delle tradizioni diverse, assaggiare anche cibi diversi rispetto a quelli della propria nazione, anche semplicemente venire a conoscenza di un ballo tradizionale o sentire magari delle parole che risultano totalmente nuove, perché il nostro orecchio non è abituato a tutto questo. Penso che possa essere un bell'incentivo per i giovani e in qualche maniera possa anche, tra virgolette, costringerli ad uscire dalla nicchia di questo piccolo paese, insomma, ricordarci che non siamo solo una piccola realtà, ma che possiamo affacciarci su un universo di possibilità in realtà.